Sette edizioni del Puglia Cake Festival, siamo ancora qui dal 2016, Annalisa. Ci abbiamo creduto sempre in questo progetto, un progetto che ha in sé i semi del futuro, perché ricordiamolo, quest'anno tra l'altro il Puglia Cake Festival ha un percorso particolare, perché diventa l'incipit di un progetto che porterai avanti nelle scuole e che cerca di riportare in carreggiata tutti quegli studenti che ancora non hanno ben chiaro il cammino da perseguire per la loro professione. E quindi il Cake Cesane diventerà prepotentemente protagonista degli istituti alberghieri, affinché questi ragazzi possano riscoprire la possibilità di un futuro in una professione che sa di bellezza, di passione, di arte e di tanta competenza, grazie al bando Orizzonti Solidali che hai vinto con il progetto. Annalisa, parlacene. Allora, io il progetto si chiama Decoro Non Abbandono e quindi, come hai già annunciato tu, è un progetto che vuole, diciamo, portare una novità nel settore degli istituti alberghieri, quindi il cake design. E sono orgogliosa e soprattutto ringrazio la Fondazione per questa possibilità, più che possibilità a noi, è una possibilità che si dà alla nuova generazione, una generazione che comunque va aiutata e sostenuta a nuovi orizzonti, appunto. Esatto, parliamo quindi di orizzonti solidali, quindi più che mai questo è un vero orizzonte da certo poter intravedere per questi ragazzi, perché spesso sono smarriti, Annalisa, cioè non hanno, o perlomeno hanno bisogno forse di avere dei punti di riferimento. Il mondo del cake design, che abbiamo capito attraverso queste due giornate, ma non solo, da tanti anni, ma queste due giornate con la loro internazionalità ce lo stanno proprio urlando prepotentemente, può essere veramente un qualcosa su cui riversare non solo possibilità lavorative, ma il proprio mondo. Sì, assolutamente, assolutamente. Appunto, si dà la possibilità a questi ragazzi di scoprire nuovi talenti attraverso una nuova forma d'arte, che è la forma dello sugar art. E quindi, perché no, diciamo, apportare questa diciamo cultura, nuova cultura nel mondo scolastico. Quindi quando parliamo di scuola, di infanzia, di possibilità e di adolescenza, ovviamente Città dell'Infanzia diventa, no, un cammino assolutamente imprescindibile in questo percorso. Noi ti affianchiamo sempre, tu lo sai. Sì, assolutamente. Io vi ringrazio per questo. Crediamo nei tuoi progetti, crediamo in te. Crediamo nei tuoi progetti perché sangue proprio di vita. E quindi passerei la parola al presidente di Città dell'Infanzia per raccontarci innanzitutto come stai vivendo. Come siamo nati anche insieme. Esatto. Perché diciamo, io ricordo a tutti che il Puglia Cake Festival è nata nello stesso periodo in cui, in concomitanza con Città dell'Infanzia, era lontano 2015 con quell'edizione pilota, e poi è bastato un incontro per ti ricordi quando ci incontrammo? 2014, tutto è partito dal 2014, però diciamo abbiamo ufficializzato la partnership nel 2015, quindi siamo partiti insieme abbiamo vissuto grandissime belle esperienze. L'ultima nella notte bianca dei bambini il 16 settembre è stato un momento anche diventato protagonista presente anche nella notte bianca. Mi ricordo quella piazza colma di persone. Comunque abbiamo promosso il Puglia Cake Festival. È stata la prima volta che Annalisa è riuscita a partecipare alla notte bianca dei bambini, quindi sempre per impegni non era riuscita mai a partecipare. Quest'anno è stato un segno del destino e abbiamo consacrato questa partnership che quest'anno poi ha visto l'internazionalità addirittura del Puglia Cake Festival. Io, diciamo, il Palazzo San Giorgio ha sempre il suo fascino, notavo che ci sta un pochino stretti, quindi diciamo, crescendo l'edizione, vedo che l'edizione lievitano le partecipazioni, quindi diciamo sta diventando un serio problema. Quindi per l'anno prossimo dobbiamo vedere un po' bene come strutturarlo, perché grazie a Dio l'evento sta crescendo. Possiamo invece mantenerlo e quindi far diventare una realtà radicata, ma rafforzarlo diversamente. Certo. Perché comunque la promozione del cake design è il nostro obiettivo principale. Non so se ti sei accorto che sta già predisponendo per l'ottava edizione qualcosa di nuovo, perché voi, diciamo, l'analisa ogni edizione ha portato con sé novità. Quindi tu sei stata capace in 7 anni
di portare veramente tanta innovazione, perché ripetiamo, era un mondo un po' sconosciuto ai più, e grazie a questo festival sta diventando qualcosa alla portata della gente. E il numero di persone che varcano queste porte in queste due giornate ce lo dice proprio in maniera chiara e netta. È un grande successo, lo possiamo proprio... Certo, ma poi si sta offrendo con Annalisa, spesso abbiamo parlato anche del contributo che vogliamo fornire allo sviluppo di un album, un riconoscimento anche dal punto di vista fiscale, dal punto di vista, quante volte ci siamo incontrati, abbiamo anche posto l'accento su questo. Sarebbe una bella lotta questa, a favore di questi artisti che proclamano professionalità, quindi riconoscenza più che altro della loro professionalità, non sempre riconosciuta a dovere. Sì, quello sarebbe proprio il riconoscimento finale, e quindi avremo raggiunto l'obiettivo della crescita di settore. Vabbè, noi saremo sempre qui, Annalisa lo sai che ti affiancheremo sempre in questo percorso, e già possiamo cominciare a lavorare per l'ottava edizione, perché tu già da lunedì, diciamolo, già da lunedì comincerai a interrare semi di progettualità per l'ottava edizione, anche se poi ogni anno dici che sei stanca e non lo vuoi fare, ma in realtà... Quest'anno non lo dico. Ecco, non lo dice quest'anno. È sempre più motivata. Ecco, quindi rimanete sintonizzati sul Puglia Cake Festival.it e su Città dell'Infanzia, perché già comunicheremo l'edizione numero 8 del Puglia Cake Festival. Sempre con te, sempre a sostenerti, e seguiteci. Grazie. Ciao. Grazie. Continuiamo il nostro viaggio all'interno del Puglia Cake Festival edizione 7 con Lorenzo e Simona della Sweetest Cooking School, che ci racconteranno il loro ruolo specifico all'interno del Puglia Cake Festival e soprattutto come state vivendo queste due giornate di passione, emozione e grande professionalità. Ah, sicuramente benissimo, noi siamo felici di essere qui, siamo qui dalla prima edizione, abbiamo saltato solo quella dell'anno scorso e vediamo queste edizioni migliorare di anno in anno. Questa è la più bella, sicuramente l'anno prossimo sarà ancora più bella di quella di quest'anno. Una grandissima affluenza di persone, un'organizzazione spettacolare, Annalisa è bravissima, così come tutto il suo staff e tutto il Palazzo San Giorgio. Noi siamo qui quest'anno con un premio particolarissimo, è la prima volta che lo facciamo, ovvero una sorta di oro degli ori, ovvero il Best in Competition, un premio molto importante del valore di 400 euro spendibile presso informazione presso la nostra scuola. Simona, vuoi spiegare meglio tu nello specifico cosa sarà? Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di parlare e di spiegare, grazie per essere qui tutti quanti. È una giornata bellissima e ricca di emozioni. E io non vorrei essere nei panni dei giudici, perché hanno fatto già un duro lavoro, perché le opere in gara erano importanti. Allora, noi siamo una scuola di formazione, un ente di formazione Sweetest Cooking School, si trova a Pescara, facciamo soprattutto cucina, pasticceria a 360 gradi, però siamo stati i primi in Italia a credere nel cake design come una professione, quindi abbiamo unito il cake design, la decorazione alla pasticceria classica e innovativa. Il nostro premio speciale, siamo qui in veste di sponsor, per questo premio che è The Best in Show o The Best in Competition. Praticamente un parterre di giudici adesso si sta riunendo per decretare il vincitore dei vincitori, ovvero la torta più bella, più meritevole. Non sappiamo chi è, potrebbe essere anche un principiante assoluto, mai dire mai. Le categorie sono tutte bellissime, dai cartoon, abbiamo iniziato proprio a livello molto alto di quest'anno, cioè è anche difficile, no? Non vediamo l'ora di scoprirlo, neanche noi lo sappiamo. E poi questo assegno speciale convertibile in formazione, che darà la possibilità anche di continuare a studiare, di formarsi in quella che è la disciplina. Interessantissimo questo discorso, perché quest'anno più che mai proprio il Puglia Cake Festival ha diventa l'incipit di un progetto che vuole riportare dei ragazzi, no? Sul giusto percorso da poter intraprendere per la propria professione, perché sarà proprio protagonista di un progetto contro l'abbandono scolastico. Quindi il Puglia Cake Festival, no, è questo magico spazio in cui si interrano questi semi che poi diverranno, parlavate di scuola, diverranno veramente la traduzione perfetta di tutto quello che questo mondo può regalare alle nuove generazioni. Quindi diciamolo, cioè, queste generazioni possono intravedere in questo mondo delle incredibili opportunità e possibilità. Quindi
Esatto, esatto. Noi mi faccio i complimenti perché quel progetto è bellissimo, un progetto contro l'abbandono scolastico. È veramente molto molto bello perché in Italia in questo momento è un cruccio che abbiamo, che la formazione scolastica non è a livello europeo e mondiale. Quindi aiutare questi ragazzi a capire che dalla scuola possono partire per formarsi e fare qualcosa nella vita. Veramente vi faccio i complimenti e di esserci riusciti soprattutto, perché è stato veramente difficile. Aggiungo una piccola cosa, il nostro slogan, il nostro motto è fai della tua passione il tuo futuro. Bisogna mettere sempre il cuore e la passione, perché i giovani, i ragazzi vanno motivati, vanno sempre motivati. E gli stimoli sono ovunque, possono essere sui social, possono essere su una torta, su un mondo colorato, possono essere in una piccola scultura di zucchero come di cioccolato. Però la passione è al centro di tutto. Infatti noi abbiamo il cuore al centro del nostro focus proprio di non solo di questo modo, ma di tutte le professioni. Il nostro compito è proprio quello, cioè quello di raccontare queste incredibili storie, perché ognuno di questi artisti, e l'abbiamo proprio vissuto di intervista in intervista, vivono la loro professione come se fosse proprio la traduzione perfetta della loro vita, no? Quindi loro riescono attraverso i loro occhi e le loro mani a tradurre qualcosa di straordinario, un po' come la letteratura, è arte. Solo che arte su qualcosa che no, prima non era si plasma nelle proprie mani. Una nuova forma di arte, artigianalità, applicazione, fantasia e anche matematica. Sì, ci vuole uno studio, ecco, quindi c'è calcolo dietro, c'è proporzione, quindi un mestiere per tutti. Bellissimo. E soprattutto concludo dicendo che i ragazzi, siccome gli stiamo lasciando un mondo un po' alla deriva, mi permetto di dire, devono trovare nuovi stimoli, nuove professioni, no? E non soltanto, ecco, non abbandonare la scuola, perché appunto gli stimoli possono essere ovunque, devi trovare la tua strada, non è più un mondo codificato, eccetera, ma ognuno deve trovare la propria strada. Siamo qui per questo, proprio per aiutare a interrare semi di futuro. Quindi grazie per la vostra collaborazione. Venite. Buon lavoro all'interno del Puglia Cake Festival. Grazie infinite, buona domenica. Ciao.